Sono Antonia Pizzi, rappresentante del gruppo Commercio. Il titolo del nostro lavoro è riqualificare e animare in sinergia. Ad esempio, proporre di trasformare il centro commerciale naturale in outlet naturale, non solo quindi per l'abbigliamento, ma anche per come può essere arredamento o oggettistica per la casa e altre cose. Riqualificare anche l'intera area appunto di Rosignano Solvay, in quanto ad oggi il centro commerciale è totalmente isolato dagli altri punti focali di Rosignano, quali il porto, ad esempio la futura biblioteca, e quindi intervenire proponendo il cambio di destinazione d'uso lungo tutti i piani terreno di Viale Trieste, in modo da trasformarli in locali notturni o di intrattenimento, per dare vita sia al Viale Trieste ma anche al retro del viale dove è presente la passeggiata del porto, attualmente non molto vissuta. E da lì poi valorizzare anche il secondo ingresso del porto verso Piazza Montalarena, anche utilizzando appunto un arredamento urbano di qualità, illuminazione di qualità. Quindi attraverso questo asse, dal porto fino al centro commerciale naturale e alla biblioteca, valorizzare i sottopassi, rendendoli molto più accessibili e quindi eliminando definitivamente le barriere architettoniche, individuando e valorizzando gli ingressi e i sottopassi che al momento non sono visibili, rendendoli visibili da lontano, costruendo delle sculture aeree al di sopra degli ingressi, il cui tema può essere quello dei camini a vento della stessa biblioteca nuova, che è presente dall'altra parte della ferrovia, che può essere appunto un tema rielaborato sia per queste sculture aeree, che si possono trasformare lungo il percorso dal sottopasso fino alla biblioteca in arredamento urbano, anche per rendere accessibile e valorizzare il parcheggio che è al di là della ferrovia, che è molto utile al centro lungo l'Aurelia. Altre proposte sono state quelle appunto dal punto di vista della sinergia di proporre il carnevale, un unico carnevale, non due carnevali, uno al porto e uno al Piazza del Mercato, ma di proporre un unico carnevale, quindi molto più grande, unendo le due sinergie.